tema del nostro meeting, approccio, investigazione, possesso della realtà nel paradosso, viene colto nel suo dinamismo di introduzione al rapporto con la realtà. Oggi la cosa più scontata e paradossalmente più disastrata è proprio il rapporto dell'uomo, il rapporto adeguato dell'uomo con la sua realtà, con la realtà di se stesso, degli altri, delle cose. Introduzione alla realtà, dunque, o introduzione alla realtà totale, per citare la definizione che Jungmann, nominato nel libretto di Don Giussani Il rischio educativo, dà della educazione. Noi sappiamo che la realtà non è afferrata, non è colta, se non è afferrato il significato, e forse questo è il dramma della nostra epoca. E infatti, senza un incontro col significato della realtà, l'uomo vive rispetto alla realtà un disagio, e appunto nei giovani questo è vistosissimo. Al contrario, l'incontro con un significato, attraverso una tradizione che si propone come ipotesi, che spiega la vita, e che si propone attraverso dei maestri, e questo spalanca invece al rapporto con tutto e mette in gioco veramente il rischio della libertà. E noi abbiamo la fortuna oggi di avere con noi due maestri che possono aiutarci in questo cammino, maestri di pensiero e maestri di vita. Sono alla mia destra Don Divo Barsotti, e alla mia sinistra il cardinale Gottfried Danels. Don Divo Barsotti si è formato nell'ambiente fiorentino col cardinale Elia Dalla Costa, fu amico di La Pira che lo spinse a pubblicare il suo primo libro sul cristianesimo russo, e è stato direttore spirituale di Dossetti nel momento in cui questi lasciava la politica per dedicarsi alla vocazione religiosa all'inizio degli anni 50, e da qualche anno guida una fraternità di vita spirituale che si chiama Comunità dei Figli di Dio. Vi fanno parte laici sia sposati che non, e diversi che si preparano al sacerdozio, oltre a un sacerdote, e lo scopo di questa fraternità, di questo movimento spirituale, è il primato delle virtù teologali nella vita concreta, in ogni condizione dell'esistenza. E recentemente ha ricevuto il premio Bassano per la cultura cattolica ed è molto noto per le molteplici pubblicazioni, tra cui ricordo fondamentali i suoi studi su Leopardi. Lo ringraziamo per essere qui, anche perché, ve ne accorgerete dopo, ha un serio problema di voce, per cui solo la sua bontà e generosità di fronte alle nostre imperdonabili insistenze hanno fatto sì che fosse qui con noi questa mattina, sostenendo la fatica di parlarci. Sua Eminenza il Cardinale Danels è arcivescovo di Malines-Bruxelles, nominato da Giovanni Paolo II, dal 78 membro della Congregazione per la Dottrina della Fede, e oltre alla sua attività scientifica è importante ricordare che ha tenuto in occasione del simposio dei Vescovi Europei la relazione principale sul tema evangelizzare l'Europa secolarizzata, tema su cui torna insistentemente anche in relazione alla preoccupazione pastorale di Giovanni Paolo II. Do senz'altro la parola a Don Divo Barsotti. Thank you.
si è ricordato dal moderatore il mio libro su Leopardi. Per me uno dei fondamenti della tragedia propria di questo grande poeta è proprio il sentirsi solo in un mondo che gli è estraneo, non trova un suo partner. Di fatto è così. L'uomo emerge nel mondo della natura come un essere del tutto a sé, nella sua libertà, nella sua potenza intellettiva. Ma può avere allora l'uomo un suo rapporto con gli uomini? Certo, ma anche in questo caso veramente entra in un rapporto di comunione perfetta con gli altri? O il rapporto che noi stabiliamo con i nostri fratelli è un rapporto che rimane anche questo più o meno superficiale? Di fatto non vi è una mamma che conosca fino in fondo il suo figlio, non vi è uno sposo che conosca fino in fondo la sposa. Anche se l'uomo vuol comunicarsi totalmente, trova nella sua stessa natura un impedimento a questa comunione perfetta. Egli rimane chiuso in se stesso, prigioniero di sé. Non solo, ma l'uomo stesso non si conosce. Siamo mistero a noi medesimi. Il vivere importa per l'uomo sempre più questa esperienza di solitudine umana. E tuttavia siamo stati creati per l'amore, e tuttavia siamo stati creati per la comunione. Come vivere questa comunione? Vi sono tre organi mediante i quali l'uomo può cercare di stabilire un rapporto con la realtà. È la conoscenza sensibile, e poi la conoscenza razionale. La conoscenza sensibile è una conoscenza superficiale. L'uomo nei suoi sensi viene impressionato dalla realtà fisica, dalla realtà visibile, ma questa realtà rimane sempre estranea alla sua vita interiore. È una conoscenza totalmente superficiale, che non implica di per sé nemmeno un criterio di valore. Ma dalla conoscenza sensibile l'uomo passa alla conoscenza razionale. Ma anche nella conoscenza razionale si moltiplica l'oggetto nell'idea. Non è l'oggetto che viene pienamente conosciuto. La conoscenza razionale spoglia l'oggetto della sua individualità, della sua concretezza, per arrivare a un'idea che è universale. E anche in questo caso il rapporto vero dell'uomo con le cose in qualche modo viene ad essere limitato. Qual è dunque la possibilità per l'uomo di entrare in comunione con la realtà? E la prima cosa che dobbiamo domandarci è che cos'è questa realtà. Perché anche se noi vogliamo parlare di una comunione con la realtà, bisogna avere un concetto ben preciso di questa realtà. Di quale realtà si parla? E vi è una sola realtà, o vi sono più realtà con le quali l'uomo deve entrare in contatto? La risposta mi sembra che sia facile per noi che crediamo. La realtà ultima, definitiva, la realtà suprema è Dio solo. Ed è in Dio che le cose hanno una loro realtà. Scisse da Dio, le cose che da Lui sono create precipiterebbero di nuovo nel nulla. È Lui il sostegno dell'essere. È in Lui il fondamento dell'essere creato. È impossibile dunque, già per principio, di conoscere la realtà umana e mondana se noi rifiutiamo Dio. Mettere fra parentesi Dio vuol dire mettersi nella condizione di non mai accedere al mistero delle cose, di non mai raggiungere
il mistero di un'altra anima che tuttavia noi si può amare. Ma in che modo l'uomo può arrivare a conoscere questa realtà? È la triplice conoscenza, e anzi la terza conoscenza che è propria dell'uomo, la conoscenza per fede. Ed è precisamente questa conoscenza che, alla quale si apre tutta la realtà. Dice Paolo: l'uomo naturale non comprende le cose dello Spirito di Dio, esse sono follia per lui e non è capace di intenderle, perché se ne può giudicare solo per mezzo dello Spirito, maiuscolo. L'uomo spirituale invece giudica ogni cosa, senza poter essere giudicato da alcuno. Quello che mi sembra che noi dobbiamo sottolineare in queste parole dell'Apostolo è il fatto che l'uomo spirituale giudica di tutte le cose. Tutta la realtà è sottoposta al suo giudizio dal momento che egli, per lo Spirito di Dio, conosce Dio stesso. Un altro testo importante è quello di Giovanni nel Vangelo, capitolo 14. È il primo annuncio della promessa dello Spirito Santo. Il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. No, ancora prima. Se mi amate osserverete i miei comandamenti, io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito di verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Mi sembra che siano due cose che vengono affermate dalla parola di Dio. Primo, solo per una nostra conoscenza di Dio noi avremo anche la possibilità di conoscere tutto. In omnem veritatem, lo Spirito Santo ci introduce in tutta la verità. Ma l'altra cosa è più grave ancora, ed è che indipendentemente da questo Spirito noi non conosciamo. Siamo come estromessi dalla realtà vera. Ora, noi dobbiamo domandarci in che modo però l'uomo può conoscere Dio se Dio di per sé è inaccessibile? In che modo l'uomo può entrare in comunione con l'uomo se per il peccato, almeno per il peccato, l'uomo è diviso dagli altri e gli altri sono divisi da lui? La risposta per noi cristiani è assai facile. Colui per mezzo del quale ogni cosa è stata creata, egli tutto ha ripreso e nella sua unità egli è divenuto colui nel quale l'uomo si incontra con Dio e si incontra con gli altri. Cristo Gesù. È Cristo Gesù veramente la via, è Cristo Gesù veramente la verità, è Gesù Cristo veramente la vita. Senza di Lui l'uomo brancola nelle tenebre, senza di Lui l'uomo, anche se si accosta agli altri uomini, è come vivendo nella nebbia, non raggiunge mai l'altro fino in fondo. Ci si contenta soltanto di un rapporto fittizio o di un rapporto comunque molto limitato. Nel Cristo io sono uno con tutti. Nel Cristo io sono uno con Dio. Quante volte mi sono domandato: ma è possibile che vi siano due comandamenti che riguardano la carità, come sembrerebbe insegnarci il Vangelo? Per me, per molto tempo, ha fatto molto problema questo. La carità, che dovrebbe essere la virtù unitiva fra tutte, mi divide, perché esige nello stesso tempo che io mi orienti verso Dio e salga verso Dio, e vuole da me anche che mi espanda ed abbracci tutte le creature. È mai possibile tutto questo? Miei cari fratelli, la cosa è molto semplice. Non si raggiunge Dio, non si raggiunge il prossimo, ma si raggiunge un Dio che si è fatto accessibile a noi nell'uomo Gesù. Se io voglio conoscere Dio, lo conoscerò soltanto nel Cristo. Ma se anche io voglio amare gli uomini, li posso amare soltanto nel Cristo. Miei cari fratelli, noi ci domandiamo spesso perché l'amore del prossimo è una virtù teologale. Se le virtù teologali hanno per oggetto Dio, com'è possibile che l'amore del prossimo sia una virtù teologale? È semplice.
perché l'amore del prossimo vuol dire per noi l'unione col Cristo. È soltanto nella nostra unione col Cristo che noi viviamo la nostra unione con Dio, che viviamo la nostra unione fra noi. Siamo qui, 10.000 persone, siamo uno solo, perché laddove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo ad essi. E Gesù non moltiplica gli esseri. Gesù non è un altro fra noi, è colui che tutti ci unisce in un solo corpo, tutti ci unisce in un medesimo spirito, tutti ci unisce in un medesimo amore. È Cristo Gesù solo la via per condurci alla realtà. È solo in Lui, anzi, la realtà ultima è vera, perché colui che ha creato tutto dal nulla, proprio mediante la sua incarnazione, la sua morte di croce, tutta quanta la creazione ha riassunto in sé per portarla in Dio. Ed è in Cristo, perciò, come dice Paolo nella lettera ai Colossesi, che tutte le cose sussistono, omnia in ipso constant. Ma allora, miei cari fratelli, che cosa si impone per vivere la realtà, per entrare in comunione con la realtà? La conoscenza vera, ultima dell'uomo è la conoscenza mistica, è l'esperienza di questa vita che Dio ci ha, che il Cristo ci ha dato, che il Cristo ci infonde, che nel Cristo noi viviamo, perché mediante la fede, mediante la carità, veramente già il Cristo vive in noi. E noi, vivendo nel Cristo, viviamo già la nostra unione con tutti, viviamo già la nostra unione con Dio. Non si tratta qui soltanto di un'esperienza psicologica, si tratta di qualche cosa di più profondo, di una trasformazione dell'essere. La creatura che di per sé è sugli abissi del nulla, ripresa dal Verbo divino mediante la sua incarnazione, ora entra nel seno del Padre, vive la stessa eternità di Dio. Non soltanto la creazione, ma anche noi, ma tutti noi in Dio viviamo la stessa vita di Dio. Questo mi sembra che sia la vera realtà. L'invito alla realtà è l'entrare in Dio, che è la realtà suprema, che è la realtà ultima e vera di tutte le cose. Perciò non si può veramente rinnovare il mondo se senza la fede in Cristo Gesù. Se veramente salvatore del mondo è Cristo Signore, ed è Lui solo l'unico salvatore, ne viene che non possiamo avere altra formula, che non possiamo dare altra medicina al mondo che languisce, al mondo che ha perduto il senso della vita, al mondo che non sa più dove andare. Non possiamo dare altra via, indicare altra via, dare altra verità che Cristo Signore. È questo che il Signore vuole che noi comprendiamo. È inutile fondare su altra base la nostra speranza, è inutile fondare su altra base la nostra certezza, è inutile fondare su altra base la realizzazione della nostra vita, la realizzazione di quella unità che nell'amore tutti ci deve stringere in uno, per essere noi tutti un solo Cristo e vivere in Lui la sua medesima vita, che è la vita di Dio. E scusatemi, credo che basti, perché se no non ce la faccio più. Grazie, un grazie vivissimo a Don Barsotti, che con così grande chiarezza e intensità ci ha indicato la verità e il messaggio centrale che noi vorremmo ricavare e rilanciare da questo meeting, e cioè che in Cristo, nell'avvenimento di Cristo, il più grande paradosso della storia, solo è possibile raggiungere Dio e gli altri uomini. E noi vogliamo proprio costruire, dedicare tutto il nostro sforzo, la nostra esperienza, a rendere possibile e incontrabile questa grande chance, unica chance per gli uomini del nostro tempo. Ora do la parola al Cardinale Danels, permettendomi di ricordare una cosa molto importante. 2 anni fa è stato fra noi, in questo stesso salone,
nella mattinata in cui venne Madre Teresa di Calcutta. E quando Madre Teresa arrivò, Sua Eminenza interruppe la sua relazione con un gesto molto semplice, molto squisito, ha rinunciato a proseguirla, aveva cominciato a parlare da 5-10 minuti, e ha sussurrato a Bertazzi, che moderava l'incontro, però è agli atti la cosa, questa frase che ricordo, lui me lo permette: di fronte al carisma l'istituzione si fa in disparte. E questo è... Quando noi sentiamo dire queste cose non ci viene nessunissima rivalsa, ma ci viene proprio il conforto e la volontà e la ragione per continuare a servire, a contribuire con tutte le nostre forze alla vita della Chiesa, alla sua missione nel mondo di oggi. Prego, Vostra Eminenza Cardinale Danels. Tutta la storia dell'uomo è un'avventura. L'avventura dell'uomo alla ricerca della propria vocazione alla realtà. Quando trova questa realtà, quando la capisce, quando l'utilizza, allora è felice. Quando è solo, immerso nella solitudine, quando pensa che la materia è troppo dura, quando si sente ignorante, l'uomo è triste. E quando non trova rapporto o relazione con il mondo, entra in profonda crisi. Ecco, penso che l'uomo di ogni evo, di ogni epoca, e quindi noi stessi che siamo qui riuniti, siamo tutti alla ricerca della realtà, come Orfeo è alla ricerca di Ulisse. Ed è questo incontro, questa percezione, questa alleanza con la realtà di cui vorrei parlarvi oggi. Dobbiamo quindi trovare un nuovo tipo di uomo. L'uomo, come esiste ora, è profondamente handicappato, almeno per percepire la realtà. È in crisi, abbiamo detto. Non solo ora, è in crisi dall'inizio del mondo. E la crisi la possiamo vedere, la possiamo constatare, ad esempio, nell'arte. La pittura si dibatte con la realtà. Il cubismo cerca di cambiare, di lavorare, di elaborare, di fare delle ricerche. La musica anch'essa sta cercando una nuova relazione con la realtà. Basti pensare, ad esempio, alla passione di San Luca del compositore polacco Penderecki. In quell'opera d'arte, oltre un'ora e mezza di durata, ci sono soltanto suoni dissonanti, dissonanze. L'accordo finale soltanto è un accordo consonante. È un'immagine, certo, è lo specchio di questa rottura, di questo sfaldamento tra l'uomo e la realtà. Guardate l'amore, come si dibatte con la realtà. Lo cerca come Don Giovanni, cambiando l'oggetto. Lo cerca più profondamente. Pensiamo alle grandi ideologie, alle loro crisi. Siamo anche in crisi nella nostra percezione della realtà. E per trovare un rimedio a ciò,
Bisogna creare, forgiare un uomo nuovo con un altro sguardo e con un altro cuore. Allora, qual è quest'uomo? Dato che la realtà è paradossale, l'uomo stesso è paradossale. Ed ecco che vorrei indicarvi così qualche paradosso in più per incamminarmi lentamente verso questo tipo di uomo nuovo che cerchiamo tutti. Un primo paradosso nell'uomo: nell'uomo c'è, da un lato, una certa tendenza a pensare che tutto è animato, che in ogni fontana c'è una ninfa e che in ogni bosco c'è un fauno, che ovunque tutto è animato, che gli spiriti sono ovunque, le forze occulte abitano tutti i luoghi. Tutto ciò, lo sappiamo, è esistito da sempre nella storia dell'umanità. Esiste oggigiorno ancora. E credo che anche da noi, anche qui, anche in Occidente, torna una specie di mistero, o meglio, di mistificazione. E la tentazione dell'uomo di essere stregone. Dall'altro lato, c'è una parte del corpo dell'uomo dove l'intera realtà è ovvia, evidente, è piatta, senza profondità, è completamente sfatata. Non c'è nulla di speciale, di particolare, di spirituale. È il mondo, l'universo del laboratorio, del fisico, che cerca l'efficienza. Ed è il mondo degli uomini e delle donne vestiti di camici bianchi, gli uomini in bianco. Sono due cose, due tendenze, due momenti che esistono nell'uomo: il senso, da un lato, del misterioso, nel senso di mistero, e sull'altro piatto della bilancia, il mondo in profondità, il mondo piatto. Bisogna vincere, bisogna andare oltre, bisogna superare questa dualità, diventando che cosa? Diventando uomini che sappiano ancora meravigliarsi, che bisogna ritornare alle fonti della filosofia antica greca in questo senso, laddove il filosofo dice che l'unica cosa che fa è di meravigliarsi, stupirsi. Allora, ritroviamo quest'uomo che ammira, che si stupisce, che si meraviglia. Ritroviamo la poesia, la pittura, la musica, l'amore in tutte le sue manifestazioni. Ritroviamo, per esempio, nella pittura questo cambiamento dello sguardo che si porta agli oggetti e alle cose. C'è stato un'epoca in cui, nella storia dell'umanità, dove la pittura si limitava a copiare più fedelmente possibile la realtà. Pensate un attimo ai bei quadri dei primitivi fiamminghi, come sono stati chiamati, dove la Santa Vergine è una semplice ragazza dipinta col massimo dettaglio possibile, con i gioielli, con i vestiti, con lettrine. C'è un'opera pittorica che ha cercato di avere la padronanza totale della realtà, ed è stato questo il movimento chiamato cubismo. Direi, per fare un esempio, torniamo all'icona. Icona, che è una pittura che non è particolarmente bella, che certamente non è una copia della realtà, che nemmeno
può essere qualificata di colpo di stato sulla realtà o di violenza fatta sulla realtà. È una pittura di stupimento, di meraviglia. Se guardate, infatti, una vergine fiamminga dei cosiddetti primitivi fiamminghi sembra dirvi: guardatemi. Se invece guardate la vergine in un'icona, sta dicendo: io ti sto guardando. È completamente diverso. Ed è questo senso dello stupimento che bisogna ritrovare. Una seconda cosa ora. Nell'uomo e nel corso della storia, l'uomo si è sentito di fronte alla natura, di fronte al mondo, impotente. Non poteva fare nulla. Basterà pensare alla peste nel Medioevo, al fatalismo, pensiamo ai pianti di tante e tante generazioni di uomini. Nel cuore dell'uomo, da qualche parte, c'è questo senso e sentimento di impotenza. Dall'altra parte c'è l'uomo della manipolazione, e una parte del nostro cuore è fatto per la manipolazione, è quella che crea la tecnica, che può essere utile, ed è utile, ma che nello stesso tempo può anche rompere, spezzare, opprimere, schiacciare la realtà. È un paradosso questo del cuore umano, l'impotenza da un lato e l'onnipotenza della tecnica dall'altro. Che fare quindi? Ritrovare un uomo che trovi il senso della gratuità, un uomo che per esempio trovi l'equilibrio tra intervenire nel mondo e rispettare il mondo. So bene che un fiore tagliato e messo in vaso, io mi piace, è molto belga come immagine, è sulla mia scrivania, mi piace, però mi piace ancora di più quando è in situ, nella natura, nel giardino. Ecco, bisogna ritrovare questo senso di non manipolare, salvo nella misura in cui ciò può servire l'uomo. Pensate un attimo all'ecologia. Per fortuna riscopriamo il senso della natura. Ma è un po' ambiguo questo sentimento, perché vogliamo salvare gli alberi? È perché i nostri figli possano giocare sotto gli alberi, forse? Certo, ma dovrebbe essere perché gli alberi sono stati creati da Dio anch'essi e vanno rispettati. E c'è un'immensa, abissale differenza fra un certo egocentrismo, proteggiamo la natura per sopravvivere noi stessi e proteggiamo la natura per servire Dio. Il secondo punto, la seconda cosa che bisogna ritrovare è questa gratuità, questo senso delle azioni di grazia. Una terza cosa ora. Nell'uomo e nel cuore dell'uomo c'è il senso del meraviglioso. C'è stata un'epoca dove tutto era popolato di esseri invisibili, laddove i santi, gli angeli erano quasi evidenti. È il mondo di Dante, è l'universo dei grandi pellegrinaggi del Medioevo, è il mondo di San Francesco d'Assisi, di San Bernardo anche, e di San Domenico, laddove l'invisibile era evidente. Nessuno doveva provare Dio. Dio era lì e veniva accettato. Poi arrivò la rottura, lo sfaldamento.
Da prima l'invisibile, beh, è diventato dubbioso. Esiste? Non esiste? Poi l'invisibile è diventato inesistente. Infine l'invisibile è diventato nocivo. È solo l'empirismo, il quantitativo, il misurabile, il sensibile ha avuto e ha e presenta interesse. Ecco un terzo paradosso, quindi, insito nel cuore dell'uomo. Va e viene tra il senso del meraviglioso e il sentimento della demistificazione totale. Che fare, quindi? Dobbiamo ritrovare uno sguardo sulla realtà che veda veramente la profondità delle cose. Non perdiamoci nel facile sogno del meraviglioso, ma nemmeno dobbiamo essere piatti e senza profondità, come dicevo prima. C'è da qualche parte, nella retina del nostro occhio, un punto chiamato punto cieco, ed è il punto in cui si vede la profondità delle cose. È da lì che Romano Guardini disse: bisogna ritrovare questo sguardo, lo sguardo in profondità. Questa perdita dello sguardo in profondità, appunto, costituisce il dramma della liturgia odierna, perché nell'odierna liturgia, appunto, abbiamo ritrovato parecchie cose e si sono fatti grandi progressi. Tutti i sensi del corpo sono entrati e coinvolti, l'orecchio è aperta perché si parla con la lingua di tutti i giorni, la lingua si è aperta, si canta, si cammina, ci si muove, si respira, ma una cosa manca, l'occhio interno, l'occhio contemplativo, quell'occhio che vede oltre il pittore, oltre il pane, oltre il vino, oltre i segni, che percepisce quindi l'invisibile nel silenzio e nell'immobilità. Bisogna ritrovare questo sguardo interno, questo sguardo interiore se vogliamo completare la riforma liturgica. E non è sufficiente cantare, non basta ascoltare, non basta muoversi, camminare, non bastano i suoni e colori nella liturgia. Bisogna guarire della nostra cecità e ritrovare lo sguardo interiore per vedere oltre i segni. Un quarto paradosso: da un lato l'uomo si sente impotente, è una formica nell'universo. È un po' come quando ci si trova alle falde di un monte o di un tempio, in Egitto per esempio. Basti pensare a Luxor, a Karnak. Quando si guarda le statue immense dei faraoni, l'uomo è una formica. È una formica nell'universo, un piccolo costruttore di piramidi. D'altra parte, l'uomo ogni tanto ha l'impressione di essere capace di tutto, di tutti i mali anche, di tutte le cose cattive, negative. Il fondo
dell'umanità è senza fondo, è senza misura. È... Nello stesso tempo il corpo e il cuore umano sono impotenti. Un altro giorno questo corpo e questo cuore si sente Dio. E l'uomo allora pensa, ce la faremo, vinceremo, tutte le nostre difficoltà verranno vinte. Cambiamo il sistema economico. Cambiamo la differenza delle classi. Creiamo un nuovo mondo. Un altro giorno e un'altra sera, quando tutti gli uomini saranno uomini e sorelle, fratelli e sorelle. E potremmo tutto senza Dio, senza Padre. Devono partire, devono andarsene. Ebbene, questo paradosso, sempre nel cuore umano, tra la piccolezza della formica e questa grandezza faraonica, lì per risolvere il nodo e il problema bisogna ritrovare il vero senso della libertà umana, che è una libertà reale, autentica, fantastica, potentissima, ma condizionata. Una libertà che deve autoregolamentarsi, come si dice oggi, perché se non lo fa, si distrugge da sé. Per la prima volta nella storia dell'umanità, dobbiamo, noi che siamo capaci di andare sulla Luna, nei pianeti, eccetera, di entrare nel cuore, fin nel cuore della materia, per la prima volta nell'umanità, e nella sua storia, dobbiamo, noi stessi, volontariamente, porre dei limiti alla nostra libertà. Dobbiamo noi stessi, e ripeto, volontariamente, convertirci all'ubbidienza, a Dio, ubbidienza alla natura e anche agli uomini, per ritrovare il vero senso della libertà umana. Contemporaneamente dobbiamo ritrovare il senso della legge e aderire alla legge di Dio, alla legge degli uomini e alla legge dell'umanità. Aderire, riscoprire il senso della legge, perché la legge libera, non chiude in una prigione. E se vogliamo risolvere questo paradosso tra la pochezza dell'uomo e la sua impotenza da un lato e dall'altro i suoi sogni di faraone, ebbene è ora di ritrovare il vero senso della libertà umana. Chi ci aiuterà a ritrovare questo senso della libertà umana se non colui che è venuto per liberare l'uomo dalla sua libertà? E quale legge potrà salvarci se non la legge di Mosè e la legge della montagna? Quinto paradosso. L'uomo, da un lato, è chiuso in sé, introvertito. È introverso e si accontenta di se stesso per salvarsi se stesso. E per farlo trova delle tecniche e escogita delle saggezze, terapie, per guarirsi da sé, guardandosi, specchiandosi e prendendo il cammino che porta all'interno di se stesso, un cammino che va verso un santuario, laddove purtroppo c'è soltanto un idolo, l'io, l'io divinizzato. Ecco un altro brandello del cuore dell'uomo. D'altra parte
Nell'uomo c'è la tendenza contraria verso l'esterno, estroverso, perdersi in mille cose. È l'uomo con la fretta, con lo stress, l'uomo che corre, che è rabondo nel mondo, che fugge se stesso, l'uomo del divertimento. È Don Giovanni. Don Giovanni che cerca l'assoluto, però attraverso una serie di relativi successi, e che in questo cammino trova soltanto se stesso alla fine, cioè l'idolo dell'io insoddisfatto. Che fare quindi? Ritrovare il senso della vera interiorità. Un cammino verso il cuore dell'uomo, certo, verso il vero santuario dell'uomo, laddove non c'è più idoli. Un cammino verso il cuore, laddove si trova Dio, la Trinità, lo Spirito di Cristo e la compassione con tutti gli uomini di ogni tempo. Questo cammino dell'interiorità, ritrovare il microcosmo della nostra anima, e come diceva San Bernardo, di cui l'anno prossimo festeggeremo il novecentesimo anniversario della nascita, come dicevo San Bernardo agli scolari dell'Università di Parigi, di grazia abbiate pietà delle vostre anime. Cercare un'interiorità è la via verso il santuario che la Bibbia e i padri della Chiesa chiamano il cuore dell'uomo, il luogo della carità, il cuore abitato da Dio e che è plasmato dall'amore, dal suo amore per tutti gli uomini. Sesto paradosso. Da un lato l'uomo è un essere di miseria e di bisogno. E questo è il destino di ogni uomo, anche coloro che vivono nel lusso. Ma è il destino soprattutto di tutto il terzo e il quarto mondo. È la povertà imposta. E Dio condanna la povertà imposta. Perché l'uomo ha sempre fame, fino ad oggi, e anche noi che abbiamo da mangiare a sufficienza, abbiamo ancora fame. Dall'altro lato c'è l'uomo del consumo, del mondo del lusso, possedere tutto, immediatamente, subito e per sempre. È sempre Don Giovanni che cerca gli oggetti, gadgets come si dice oggi, ma che nel profondo è abitato e assettato di assoluto. E anche peccatore non è condannabile, egli è perdonabile. Ecco un paradosso: miseria dell'uomo e lusso dall'altra parte, e lo scandalo tra il nord e il sud nel mondo. Che fare? Combattere la fame, certo, ma cominciamo qui, ora, con noi stessi. Ritroviamo il senso della sobrietà, della povertà volontaria, non imposta, quella che ci autoimponiamo
quella che imponiamo a noi stessi. L'uomo moderno, se vuole ritrovare la vera relazione, il vero rapporto con la realtà, deve ritrovare ciò che i monaci di ogni tempo hanno trovato, cioè rendere alle cose la loro verità, essere sobrio e vero negli alimenti, nel bere anche, amare l'acqua, essere sobrio anche nella parola, imporsi una povertà di linguaggio in certo qual senso, entrare nel silenzio, avere il senso dell'adorazione e non della manipolazione, della contemplazione, cioè andare intorno, girare intorno senza toccare, ritrovare il senso della grandezza di Dio, ritrovare la gioia semplice della convivenza, della fraternità, ritrovare il senso della creazione, della cultura, con mezzi semplici, ridare il valore alle parole, perché le parole sono svalutate, svillite, ritrovare il senso delle espressioni, imporsi la sobrietà, ritrovare sobrietà nel corpo, nell'anima, nello spirito, ridare la priorità a Dio, all'invisibile, all'intoccabile, all'adorazione, all'azione di grazia, al non efficace efficiente, che in realtà è la cosa più efficace. In altri termini, se vogliamo guarire, dobbiamo ritrovare o rifare l'uomo delle beatitudini. Franceschi, altri, Bernardi, Santa Teresa di Lisieux, Bernadetta, si alzino per questa nostra epoca, se no non ce la caveremo, se no non ne verremo fuori. Settimo paradosso. Uno dei maggiori problemi dell'uomo moderno è di saper gestire il negativo, gestire i propri limiti. E qui il rapporto con la realtà è profondamente scosso. Ci sono tre ambiti nei quali bisogna gestire la negatività. Il primo campo, il primo ambito, saper gestire la propria finitezza, accettare i limiti quindi del nostro potere. Questo non significa certo ricadere nel fatalismo dei secoli oscuri e nemmeno nel fatalismo delle cosiddette nuove saggezze. Questo significa non cadere o ricadere nel beato ottimismo di un progresso illimitato, la fede in un progresso senza nubi, una specie di trionfalismo che forse abbiamo conosciuto negli anni 60 e 70, ma tutti questi trionfalismi nel progresso e per il progresso senza limiti, il sogno, tutte queste ideologie sono morte. Però dobbiamo sapere gestire la nostra finitezza.
Non possiamo tutto. Possiamo tanto, molto. Certo, con Dio tutto è possibile. Ma non se perdiamo Dio. Secondo campo, secondo ambito, come dicevo. Sapere gestire la colpa e i limiti del nostro essere morale. Non siamo santi, o almeno non canonizzabili. Non siamo degli eroi. Siamo uomini, poveri e di buona volontà. Cadiamo, inciampiamo. Allora dobbiamo sapere gestire la nostra colpevolezza, gestire gli smacchi, gli insuccessi, gestire le proprie colpe, gestire tutto ciò che di negativo c'è nella nostra vita. Perché è un mito quello di credere o di pensare che siamo innocenti. Ci sono due miti da evitare. Il primo è il mito dell'onnicolpevolezza, che tutto è cattivo e che non siamo capaci di nulla. Una massa comunque condannata. No. No, perché ciò porta semplicemente alla nevrosi della colpevolezza. È la miglior prova, illustrazione, il test, per così dire. Se viviamo in questo mito dell'onnicolpevolezza, è la tristezza. E questo porta ad un'altra nevrosi che rende ammalati come la prima. È la nevrosi dell'innocenza. E il test, la cartina di girasole di questa innocenza e di questo senso dell'innocenza è l'ipocrisia farisaica. Parliamo, pensiamo così, ma il nostro cuore è diverso. Oppure un altro test è la noia. Un altro ancora del mito dell'innocenza è il comma spirituale. Entrare in comma spirituale. Dobbiamo quindi ritrovare i mezzi di gestire la nostra colpevolezza. E per fare ciò bisogna accettare un fatto: il peccato esiste. Ma bisogna anche accettare e credere nel fatto che esiste il Redentore. È un Redentore e più di un modello. Perché un modello c'è e va imitato, e lo possiamo solo imitare, ma con le proprie forze. Un Redentore invece lo si può imitare, ma è Lui che ci salva. Per poter gestire il peccato, infatti, abbiamo bisogno di Cristo, più che modello, Cristo Redentore e Salvatore. E chiedo a Dio ogni giorno, per i grandi e per i piccoli, per i giovani e per i più anziani, di fare intervenire un giorno o l'altro nella loro esistenza l'esperienza del perdono di Dio, incontrare Dio nella sua tenerezza e nella sua compassione. Direi quasi
la maternità di Dio, ritrovare o trovare la maternità di Dio a côté de sa paternité, accanto alla sua paternità, parce que Dieu est père et mère, perché Dio è padre e madre nel contempo. C'est parce que nous les hommes, nous ed è perché finis, noi uomini siamo finiti, nous avons besoin d'un papa et d'une maman, che abbiamo bisogno di un papà e di una mamma, di due personaggi. Mais l'infini qui est Dieu, ma l'infinito che è Dio è, père et mère en è padre e madre nel contempo. Et c'est en gérant la faute et ed è gestendo la colpa, il peccato, en trouvant le pardon, trovando il perdono, en découvrant la compassion, scoprendo la compassione di Dio, sa petitesse et son humilité, scoprendo la propria pochezza e umiltà, que nous pourrons créer dans le monde une civilisation, che potremmo creare finalmente nel mondo una civiltà dell'amore. Parce qu'une civilisation, perché la civiltà dell'amore commence, inizia col perdono illimitato di Dio e il perdono limitato degli uomini nei confronti degli altri uomini. Sapere gestire la propria finitezza, sapere gestire la colpa. Terzo limite, saper gestire la morte. Dépasser la peur de la mort. Superare la paura, il timore della morte. Come se c'était une fatalité. Come se fosse una fatalità. Ou un accident. O un incidente. Ne suivons pas notre civilisation qui non seguiamo in questo la nostra civiltà che fa soltanto ad un maquillage della morte. Eliminer la mort de la société. Sradicare, eliminare la morte dalla società. Mettre les défunts loin de la vie. Allontanare i defunti dalla vita. En avoir peur. N'averne paura. Cette hantise de la mort dont personne ne parle. Questa paura della morte di cui nella nostra odierna civiltà nessuno più parla, l'abbiamo nascosta. Est omniprésente. È onnipresente invece. Est silencieuse, on n'en parle pas. Ma silenziosa, non se ne parla. Or, les plus grandes souffrances. Ora, le maggiori sofferenze sont les souffrances inavouées. Sono quelle non confessate. Et la mort en est une. E la morte fa parte di queste. Integrons la mort à la vie. Elle integriamo la morte alla vita, appartiene, fa parte della vita. Si nous sommes des chrétiens, se siamo cristiani, la morte fa parte integrante della nostra vita. Elle n'est pas la fin. Non è la fine. Elle n'est pas un accident. Non è un incidente. Un accident de parcours. Di percorso, come si il dice. Faut oublier le plus vite possible. Qualcosa che bisogna dimenticare più rapidamente possibile. La, mort est une la morte è una nascita. De temps en temps, les gens disent, ogni tanto si sentono delle persone che dicono personne n'est revenu, nessuno è mai tornato pour dire, après la mort, per dire dopo la morte ce qu'il y a, si, quelqu'un est revenu, le Christ. Cosa c'è? Sì, uno è tornato, Cristo. Mais je dirais, je prends un exemple. Prendo un esempio. Lorsqu'un petit enfant est dans le sein de sa mère, quando il bambino è ancora nel seno della madre, il se sent parfaitement heureux, si sente perfettamente felice. Pourtant, il ne voit pas, e però non vede, il entend à peine, sente a malapena, il peut à peine bouger, e può appena muoversi. Mais il aime être là, ma ama essere laddove et il ne veut pas sortir, e non vuole uscire. Il faut que la nature le chasse, la natura lo deve cacciare dans la douleur, nel dolore. Il n'a pas envie de naître, non ha voglia di nascere, mais la nature le force à naître, ma la natura lo forza, lo costringe a nascere. Et une fois qu'il est né, e una volta nato il ouvre les yeux, il fa les couleurs, apre gli occhi, distingue i colori, il entend la musique, sente la musica, il sent le corps et la peau de sa maman, sente la pelle, il corpo, il calore della madre, il découvre le monde, scopre il mondo, il n'a plus envie de retourner, e non ha più voglia di tornare. C'est la même chose, nous qui vivons, è la stessa ici, cosa noi che terre, viviamo qui in questo momento sulla terra, nous sommes dans le sein de la mère, siamo terre, nel seno della madre terra, et nous nous y plaisons, e ci troviamo bene, nous n'avons pas envie de sortir, non abbiamo voglia di uscire. Pourtant, nous voyons à però peine, appena siamo capaci di vedere, odiamo appena, malapena. Camminiamo, sì, qualche chilometro, et l'univers a des années de lumière, mentre l'universo è fatto di anni luce.
Non abbiamo voglia di uscire da questa terra e di nascere. Ma una volta che saremo nati dopo la morte, vedremo i colori che mai prima nessuno ha visto. Sentiremo dei suoni che mai sentiti prima. Vedremo miliardi e miliardi di uomini e di donne, angeli, santi, e Dio. Dio stesso. E certo non vorremmo tornare. Questa è la spiegazione del perché nessuno mai è tornato. Se il rapporto con la grande avventura umana, se lo vogliamo trovare, dobbiamo cambiare noi stessi, dobbiamo cambiarci per diventare un uomo nuovo e guarire la nostra relazione con il mondo, restaurare, svilupparle, integrarle, completarle. Dobbiamo creare quest'uomo nuovo, lo abbiamo detto, e io vedo soltanto una possibilità, perché da nessuna parte nella letteratura religiosa dell'umanità trovo il messaggio di un uomo nuovo creato nello spirito in altro libro che non la Bibbia e il Nuovo Testamento. Vedo soltanto Cristo. Cristo che può farci e renderci nuovi. Allora, quest'uomo nuovo, spirituale ma nel corpo, contemplativo ma attivo, interiore ma che è volto verso gli altri, quest'uomo deve nascere in noi. E quest'uomo nuovo sarà, e qui mi riallaccio ai sette paradossi precedenti, quest'uomo nuovo in Cristo sarà un uomo che sa stupirsi, meravigliarsi davanti a Dio, davanti al creato, davanti all'umanità, davanti alla storia e davanti a se stesso. Sarà un uomo della gratuità, dell'azione di grazia. Non ha diritto a nulla, ma ha tutto, possiede tutto, dato da Dio. Un uomo guarito nel punto cieco della propria retina, nell'occhio interiore aperto, con l'occhio aperto, che ha ricevuto quindi lo sguardo, il dono dello sguardo sulle cose, sugli esseri in profondità. Sarà un uomo dell'interiorità che entra nella sua camera interna, non come se ne parla in certe saggezze laddove si adora se stessi come un idolo, ma per adorare la Trinità che è in lui. Sarà un uomo che cercherà la povertà volontaria, la sobrietà, le beatitudini e i consigli evangelici. Sarà un monaco nel mondo o fuori dal mondo, ma con il cuore del monaco. Sarà un uomo che saprà gestire le negatività, gestire la propria finitezza e non farne una depressione. Sapere gestire la colpa e il peccato. Un uomo perdonato e che perdona. E infine un uomo che non ha paura della morte, perché risusciterà. È già risuscitato. L'uomo, l'unico, che sa avere la padronanza dei propri paradossi, ebbene quest'uomo sono i discepoli di Cristo. E questo discepolo di Cristo, o questi discepoli di Cristo,
ira plus loin que Socrate. Andrà oltre Socrate. Il ira plus loin que Sherlock Holmes. Andrà oltre Sherlock Holmes. Il ira plus loin que Don Giovanni. Andrà ben oltre Don Giovanni. Il ira jusqu'à Dieu. Andrà fino a Dio. Par le Christ. Tramite Cristo. Grazie. Grazie. Grazie a Sua Eminenza, perché ci ha indicato in modo così vivo e pertinente che l'uomo nuovo che nasce da Cristo e riconquista la verità della vita attraverso i paradossi della sua esistenza emerge attraverso una lotta. Essere riconquistati dalla verità non è acqua fresca, è una lotta, come citando la Bibbia spesso in questi giorni ci ha ricordato il Giancarlo Cesana, che non dice mai una parola vanvera. Ed è una lotta per riguadagnare lo stupore e la gratuità d'essere amati e per quella costruzione che attraverso le opere e attraverso tutta la paziente fatica di esprimere la gratuità, la povertà nel rapporto con tutti, cerchiamo di fare e vogliamo continuare a fare. Io, prima che applaudiate per ringraziare, voglio associare in questo applauso Monsignor Edoardo Ricci, Vescovo di San Miniato, che ha voluto onorarci della sua presenza in sala. Grazie ancora.